Start Your Collection è un progetto ideato da Adele Iacono Comunica con la collaborazione di Collezione da Tiffany. È nato per dare maggiore consapevolezza ai soci ARIA su come diventare un collezionista d'arte contemporanea, dal primo acquisto fino alla creazione di una vera e propria collezione privata o corporate. 7 incontri, 4 workshop in aula, 3 visite guidate sul territorio per scoprire nuovi artisti, per diffondere la passione per l'arte, per scoprire tutti i segreti del mercato dell'arte contemporanea. Come penso la maggior parte di voi sa, Alberto Burri, che nasce nel 1915 e muore nel 1995, è uno dei più grandi maestri dell'arte italiana del Novecento, considerato, tra parentesi, uno dei promotori, degli iniziatori e degli inventori dell'arte povera. Arte povera, in questo, nel caso di Burri, è una cosa molto facile da individuare, cioè la ricerca e l'utilizzo nella propria arte di materiali legati poveri nel senso proprio legate all'essenza stessa delle cose, per cui Burri sceglie il legno, sceglie la plastica successivamente, sceglie il ferro, sceglie il cemento, sceglie soprattutto i sacchi che sono le opere che all'inizio degli anni 50 lo renderanno famoso in tutto il mondo. Sono molto soddisfatto di questa esperienza fatta con la Fondazione ARIA, che ha proposto questo gruppo, diciamo, di incontri dove si è parlato un po' del collezionismo, delle varie regole che ordina in qualche modo questo mondo, che solitamente è un qualcosa di molto sconosciuto. Questo ciclo si chiama Multiplex perché appunto rimanda al Celloplex, per intenderci. Decidendo di ritagliare a mano una serie di cartoncini, incollarli e dipingerli con l'acrilico, creando sempre delle composizioni di natura geometrica, ma cercando di dare spesso anche qui un volume o un'idea di terza dimensione, come in questo caso, proprio riferendosi a una natura scultorea del lavoro. Questa esperienza del corso Start Your Collection è stata la prima mia esperienza con la Fondazione ARIA, che sono venuta a conoscenza di questa fondazione grazie a questa iniziativa che per me è stata un'iniziativa fondamentale per insomma, conoscere una realtà che promuove l'arte nel territorio e la trasmette anche a chi come me è più profano nell'ambito. Qui invece la cosa molto interessante è che ogni lavoro si accende di un tassello nero, evidenziando la scultoreità, tra virgolette, dei singoli elementi e mettendo, tra virgolette, in ombra perché di bianco si tratti gli altri, fino a un passaggio dal bianco assoluto al nero assoluto. La cosa interessante, poi anche perché Burri stesso era prossimo alla morte, e comunque era un momento della sua vita abbastanza in là con gli anni, è che lui chiamava intimamente questo lavoro annottarsi, che è un'espressione molto bella perché effettivamente si passa da un'idea della luce all'idea del buio assoluto. Che è il momento peggiore della pittura, no? Il momento che nessuno può dire quando è giusto finire. Per me è una sorta di certificato di conclusione. Era tanti anni che in realtà io avevo la necessità di avere uno spazio che mi permettesse di lavorare, come dire, nel momento in cui si dipinge, per me è anche importante vedere già l'opera che prende lo spazio. Io fino adesso ho lavorato in una casa studio in cui poi andremo, che qui nel palazzo al terzo piano, comunque era uno spazio sì grande, ma una casa, quindi lo spazio era abbastanza ridotto. E poi soprattutto la scelta di rimanere
a Pescara, fondamentalmente per me è una scelta importante perché io ho sempre lavorato sul territorio e ci tengo molto a non scappare. Dunque, quello che si avverte negli ultimi anni è che c'è una perdita un po' di conoscenza e di preparazione su quello che è il mondo dell'arte contemporanea, che non è un mondo semplicissimo, soprattutto al primo approccio. Quello che noi consigliamo, chiaramente essendo proprietaria di una galleria d'arte che è Monitor, consiglio sempre a chi si affaccia al mondo dell'arte di farsi seguire in parte da persone che stima e a cui crede. Possono essere artisti, possono essere curatori e comunque chiaramente possono essere anche galleristi. Ok. Mentre invece questo qui è un lavoro che rappresenta abbastanza bene la tua fase, diciamo, degli ultimi 4-5 anni, che è appunto, vi dicevo, del dispositivo della cassa che ritroviamo qui, ma c'è anche questo elemento che accompagna il dipinto, illustra appunto quelli che sono i colori utilizzati per lo sfondo, su cui poi si stagliano queste immagini. Invece posso chiedere una cosa, questo evidentemente è l'ensoji giapponese, il cerchio. Questo è praticamente il catalogo di quel periodo. Cerchio, e questo qui è stato scelto perché questa è una mostra che è stata fatta alla Warehouse in Abruzzo, che è una galleria che c'era stata nel 2008 vicino Teramo. Questa O fondamentalmente è il primo lavoro realizzato per questa serie, che raccoglieva alberi, rocce, nuvole. E qui c'è tutto il discorso della pittura cinese. Era la O del mio nome. Ah, ok. Perché questa è stata la prima cosa che ho fatto per questa mostra. Allora, innanzitutto buongiorno, benvenuti a Roma, benvenuti al Maxi, che nella mania degli acronimi che ha caratterizzato i musei degli ultimi anni sta per Museo delle Arti del XXI secolo ed è la principale istituzione italiana dedicata appunto all'arte contemporanea. È un progetto selezionato dopo un concorso internazionale e si colloca in un'area che era occupata da caserme militari, si chiama La Strada, dove il mondo si crea, che è un grande progetto voluto dal direttore artistico Juan Ru, insieme al team curatoriale del Maxi, ed è una grande mostra che consta di più di 200 opere di 140 artisti di tutto il mondo. Comunque a questo punto forse possiamo anche entrare, direi. Okay. Sì, magari no, 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 no
un'esperienza molto utile, interessante, soprattutto perché fatta in un posto in cui c'è molta rita culturale come Pescara. Molto interessante è stato l'intervento di Nicola Maggi, che è stato molto esauriente riguardo alle problematiche inerenti al collezionismo. Utile è stata anche l'esperienza diretta al Maxi in questa galleria. Speriamo che l'esperienza si ripeta prossimamente. Questi due primi mesi del 2019 la Fondazione Aria ha concluso un'attività molto importante e innovativa. Ha avviato, speriamo di ripetere negli anni successivi, la formazione per dei collezionisti, sia essi a livello individuale sia come aziende. Questo ha comportato dei workshop che si sono svolti a Pescara presso la sede gentilmente concessa dello Iacono e alcune visite in alcune mostre sia a Pescara che a Roma. Questa iniziativa è un po' nuova perché allarga il campo di interesse dei soci e lo arricchisce, perché noi come fondazione di territorio siamo molto presi dal realizzare e produrre opere d'arte o eventi culturali di carattere generale e spesso dimentichiamo la giusta attenzione da dedicare anche ai soci singoli, ai soci non aziende, ai soci che sono professionisti o appassionati di arte. E questi eventi, questi due mesi di attività hanno anche risvegliato l'interesse di molte persone, hanno fatto avvicinare, ci hanno fatto aumentare nuovi soci che si sono avvicinati ad Aria, e quindi sicuramente è un'iniziativa probabilmente da ripetere a fine anno, l'anno prossimo, e anche che ci aiuta a comprendere un aspetto che avevamo trascurato.